si è arrivati alla denuncia per il caso degli speed check, la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono state le prime multe che sarebbero state levate con gli autovelox piazzati nelle nuove colonnine color arancione fosforescente sistemate di recente lungo varie strade bolzanine. Il consigliere provinciale di Alto Adige nel cuore, Alessandro Urzì, in una lettera aperta indirizzata al sindaco di Bolzano, ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e anche al commissariato del governo. Lo scopo, scrive Urzì nella sua lettera aperta al sindaco, è quello di richiedere un chiarimento circa la legittimità dell'installazione, fuori dai canoni apparenti di prescrizione dettati dal codice della strada, delle colonnine arancioni. Allo stesso modo si chiederà di verificare, dice Urzì, se sussista un danno erariale per l'acquisto di dette infrastrutture. Ma è ora di fare chiarezza sull'utilizzo di questi bidoni arancioni, che sono delle scatole vuote, dentro non c'è nulla. Le contravvenzioni possono essere levate solo in presenza di una pattuglia della Polizia Municipale. Allora bisogna chiedersi innanzitutto che interesse c'era a spendere decine di migliaia di euro per acquistare dei bidoni vuoti quando le contravvenzioni comunque si potevano fare ieri con la pattuglia della Polizia Municipale, come si dovranno continuare a fare domani sempre con la pattuglia della Polizia Municipale. Io credo che ci sia un accanimento nei confronti degli automobilisti a Bolzano, mentre invece le pattuglie della Polizia Municipale dovrebbero essere investite nel controllo del territorio, mentre insomma si fanno multe per eccesso di velocità di 10 km all'ora ai bolzanini onesti, ebbene ci sono i delinquenti che sono liberi di rubare nelle nostre abitazioni e nei nostri garage. Questo è il controsenso vero che va evidenziato e denunciato. Noi vogliamo sapere se questi bidoni che sono messi al di fuori delle regole dettate dal codice della strada possono essere considerati legittimi e vogliamo sapere se questa spesa possa essere considerata legittima, considerato il fatto che comunque le contravvenzioni le si potranno fare sempre alla presenza di una pattuglia della Polizia Municipale. Allora, che questi bidoni ci siano o non ci siano, non cambia nulla.